Comunque, siamo stati alla Camera di Commercio di Napoli per il premio fatto a Napoli, una manifestazione importante per premiare le eccellenze imprenditoriali della nostra terra. 500 le imprese del territorio premiate. Vediamo insieme il servizio. Grande successo per il premio fatto a Napoli. La kermesse che alla Camera di Commercio di Napoli ha visto protagoniste oltre 500 imprese, celebrate durante l'evento promosso dalla Camera di Commercio di Napoli e realizzato attraverso la sua azienda speciale Silimpresa. Tanti volti della politica e della imprenditoria alternatisi nel Salone delle Grida della Camera di Commercio di Napoli. A presentare l'evento Mario Adamo, mentre le premiazioni sono state intervallate dalle esibizioni di Peppe Di Franco e Peppe Iorice con le note suggestive di Gigi Finizio. Ai nostri microfoni il presidente della Camera di Commercio Ciro Fiola, il sindaco di Napoli e anche in rappresentanza della città metropolitana Gaetano Manfredi, il presidente della BCC di Napoli e manager di Napoli Amedeo Manzo. È la terza edizione di Fatto a Napoli, l'abbiamo ripetuta perché abbiamo notato che le imprese si aspettano qualcosa dalla loro istituzione e per attuare quello che abbiamo detto dal primo momento, che la Camera di Commercio vicino alle imprese, le imprese al centro dell'idea della Camera di Commercio, abbiamo inteso farlo per la seconda volta. È stato un grande successo, oltre 500 aziende premiate con grande soddisfazione. Noi abbiamo bisogno di un sistema di imprese sempre più forte, sempre più presente, che abbia sempre più coraggio di investire e di resistere alle tante difficoltà che ci sono, ma anche di cogliere le opportunità di una città in crescita, con tanto turismo, con tanta voglia di ritornare ad essere protagonista. Una manifestazione che premia delle aziende che nel nostro territorio pongono le radici, hanno il personale, hanno la storia e, perché no, anche il proprio valore della produzione è un elemento importante. Fatto alla Camera Commercio, che è la casa di tutte le imprese, è un altro bel momento e soprattutto è un grande segnale in questa difficoltà che oggi i fratelli ischitani, Casamicciola vivono. Bisogna stare di vicino concretamente sviluppando quella spirale positiva economica che tende a sostenere le imprese, le piccole imprese e quindi i dipendenti.